Salve ragazzi, mattinata tranquilla sembrerebbe qui nei boschi del Canada. Vi ricordate che nello scorso episodio avevamo trovato questo bivacco in cui accamparci di notte con la ripromessa di rovistarlo, l'abbiamo fatto insieme, e poi di partire per un nuovo giorno alla ricerca di altre cose, ed è quello che faremo. Abbiamo preso tutto il necessario da qui, abbiamo trovato diverse cose utili ed interessanti, siamo pronti ragazzi. Vedete che la giornata è appena iniziata. Manca, questa è proprio l'alba, quindi io ho dormito giusto il tempo per arrivare alle prime ore di luce per poterle sfruttare tutte nel cammino. Andiamo. Cercherò di farlo più spesso questo gioco, ragazzi, va bene? Perché mi avete detto che vi piace, che vi interessa, quindi farlo proprio una volta al mese forse è eccessivo. Lo facciamo un pochino di più. Quelli sono dei cervi. Sapete che io non mi ricordo da che parte venivo, però tanto dobbiamo esplorare e trovare cose nuove, quindi prima o poi ce la faremo. È una mattinata molto fredda, ragazzi. Guardate quanto fumo che fa la bocca, però ho raggiunto questo ponticello che mi ispira qualcosa di buono. Lì c'è un cervo. Speriamo no. Oh, la diga! Quella è la diga. Ecco, io ho sentito parlare di questa diga, ma non ci ho mai messo piede. Visto il freddo che fa, direi che sia un'ottima idea, ragazzi. È un bel ritrovamento, una bella scoperta. Di chi sono sti passi? Porcaccia miseria. Ragazzi, fa un'ansia sto gioco. Sicuramente la mia voce cambia quando gioco a sto coso. Un bastoncino, va bene. Eccola qui. Diga idroelettrica Carter. C'ha pure il nome sta diga. Cos'è sto posto? Prima di addentrarci e non vederlo mai più. Non c'è niente, è tutta sommersa. Va bene, via via, dentro, scappiamo. E io sentivo dei passetti senza zoccoli, il che mi faceva molto paura. Qua non c'è niente. Ok, entriamo qua dentro, ragazzi. Nuovo posto per noi. Bene, non so se vediate qualcosa, spero di sì, è un pochino scuro, ma non ancora da sprecare un bengala o una torcia. Oddio, forse qui sì però, Facciamo una cosa ragazzi. Accendiamocelo un bengalino, va. Qui c'è una TOC, che è un berretto. Una lanterna antivento, combustibile per lanterna. Oioioi qua, aia, che brutto quel posto che scende giù. Lo vedremo poi. Armadietto, rovistiamo tutti gli armadietti che ci sono, che c'è un sacco qua, ho visto. Va bene ragazzi, negli armadietti, tutti quelli che vedete qui li ho aperti. Adesso ci sarebbe quel posto lì in cui si scende. Ho visto che si scende, ma diamo un'occhiata. Ecco, tipo vedo delle cose qua, che cos'è? Un'altra barretta energetica. Negli armadietti ho trovato più che altro lattine, barrette, anche lì. Un colpo per il fucile. Ma magari trovarlo, tipo un bel fucile, una bella arma. Rottami. Un libro che fa da combustibile. Vediamo bene in tutti i cassetti. Spero che sia disabitato io questo posto qua, sta diga. Che non mi trovo qualche bestia dietro. Tipo il famoso orso della diga. Ehi là, c'è una cassaforte. Ma che sono sti rumori? Tanto. No, questo abbiamo deciso che non si può prendere. Qua c'è una console, non so per cosa, ma non possiamo farci nulla. Ci sarebbe da aprire questa, che è un po' un casino. Proviamoci ragazzi, È un lavoro un po' lungo. Eccolo. Quarto d'ora solo per il primo pistoncino, ragazzi, speriamo di avere. L'avevo beccato, aspettate. Allora, questo qua da ste parti. Forse devo fare tutto il giro, madonna che nervi, sta cassaforte. Allora, è uno, da ste parti qua, uno, ok. Tornando un po' indietro c'è il due. Eccolo. E adesso si tornerà in avanti, allora. Perché indietro me l'ha chiusi. Attenzione. Tac, presa. Speriamo che ci sia. Sono stato un quarto d'ora, ragazzi. C'è sto coso, basta. No, c'è della. Non solo quello. Bene, e vediamo che cosa.
Allora, diciamo che qui tanta roba non c'era, a parte questo kit primo soccorso e a parte la cassaforte, quindi adesso ragazzi ce ne scendiamo giù. Quindi diciamo che con un altro bengala acceso, ragazzi, ci addentriamo qua sotto e andiamo un po' a vedere che cosa si dice. Non mi sembra proprio bellissimo. Fa tanta paura sto corridoio, veramente. Se non sapessi che non è un horror vero e proprio con i mostri, eccetera, mi cagherei addosso. Però ad esempio potrebbe spuntare qualche animale che si è rintanato qua dentro. Mazza, che è qua? Qua c'è della roba. Legna di recupero, la prendiamo sempre. Qua si sale su. Ok, ma prima vediamo un po' che cos'è sta roba. Ah no, niente, sono delle piattaforme. Non ci si fa nulla qua. Ah ok, su quest'altra c'è una barretta di cereali. Allora, questo qua sarà tutto unito, sto pianerottolo. Saliamo di qua. Mi piace sto posto aperto, pieno di... Saliamo qua sopra, forza. Vediamo che cosa c'è. Là di fronte, che cos'è? Una finestra cascata. Cerchiamo di capire cosa c'è anche, così non dobbiamo magari fare strada per niente. Questa che cos'è? La sala di prima, forse. Alla quale non si poteva accedere, ma qua non c'è nulla. C'è qualcosa qui per terra, un altro colpo per il fucile e un apriscatole. Tutta roba utile, ragazzi. Tutta roba utile per noi che non abbiamo niente. Che paura che fa sta sala. Se non sapessi che è quella di prima. Ah no, aspettate. Qua c'è una porta. Ecco perché non si va da nessuna parte su ste scale. Qui c'è una porta anche di quelle belle. Si continua a scendere. Non mi abbandonare adesso, Bengala, eh. Come si fa a sapere se sta finendo? Non si sa. Va bene. Altra roba dismessa in cui cercare. Fiume Carter, questa è una porta? Allora, noi veniamo da qua. Aspettate un attimo, prima di prendere porte e cose varie. Cazzo succede in sta centrale idroelettrica? Non credo sia in funzione, quindi tutti sti rumori mi inquietano. Vabbè, ciao. Salve. Ah no, qua non si va da nessuna parte. Questo si attiva, no, per far che. Non siamo venuti da qua. Si continua a scendere? Oh mio Dio. Che posto di merda. Ricordiamoci però che c'è una porta lì sopra, eh. Nel caso qua non si vada da nessuna parte, noi andiamo in quella porta. Qua c'è roba da raccogliere, sì, questo serve per fare il falò. Mi sembra un posto abbastanza tranquillo questo. Si cammina ancora di qua, porca vacca. Però qui c'è della roba. Tessuto per riparare, kit di primo soccorso, apriamo, antibiotici. È una benda. Madonna ragazzi, mi sto cagando sotto. Lo sapevo, ci casco tutte le volte, non devo spaventarmi, devo andare tranquillo. E invece ho paura. Allora, fiammiferi di legno, che belli. Contenitore di metallo. Vuoto. Contenitore di plastica. Scatoletta di sardine, molto bene. Che devo fare qua? Che è sta cosa? Una torcia. Bene. Ma io non voglio camminare di qua. Dove sto andando? Che è sta cosa? Una sciarpa? Qualcuno è stato trascinato qua. Qua si risale. E dove si va? Non lo sapremo mai se non andiamo a vedere. Intanto dovremmo essere nel pieno giorno. Fortuna fa caldo qua a 3 gradi. Circa 10 ore di luce rimaste, sì. Sì, c'è sta pure lo zainetto qua. Tra un po' troveremo il cadavere. Cioè, cibo per cani, caspita. Grazie Bengala. Non si vede niente. Toccherà equipaggiare un altro Bengala qua. Tanto io mi cago sotto a camminare al buio, ragazzi. Me ne frega niente di... Ok,
di sprecarli. Armadietti, forza armadietti. Questo episodio sarà l'esplorazione della diga fantasma, probabilmente. Non credo riusciremo a fare più di tanto. Voglio vedere però dove finisce, se finisce mai, perché non mi sembrava una cosa così immensa da fuori. Bene, tutta mazza, quanti vestiti c'erano qua dentro? Cazzo, è uno spogliatoio di uno stadio qua. Poi andremo a vedere, Ah, caspita. Che culo. C'è pure il peso del... Dopo vediamo un po' che farci. Probabilmente si stanca di più. Cosa succede con tutto sto peso sulle spalle? Qua c'è dell'altro. Che è una granata? Ah no, disinfettante. Questo si apre? Sì. C'è un'aranciata, una samsoda. Finalmente siamo arrivati a un punto finale di sta diga. Quindi non dobbiamo far altro, in effetti, che prendere quella via, quella porta che diceva verso il fiume... il fiume Carter, che è anche il nome della diga. Perché qua, vedete, c'è una porta, ma non ci si va. Quindi bisogna tornare indietro e prendere quella. Poco da fare. Eccola qua, ragazzi. La porta verso sto fiume Carter. Attraversiamola, vediamo che cosa ci offre. Porca troia, sembrava un animale sto coso davanti. Mi è finito il bengala giusto in tempo. Siamo su una specie di terrazza di sta diga. E sì, che non è bello, diciamo, buttarsi giù. Siamo all'esterno, è ancora giorno. Chiaramente, allora, vediamo un po' qua intorno che cosa c'è. Poi vediamo cosa offre. Questo posto in effetti non l'ho mai visto, ragazzi, eh. È una strada nuova che stiamo prendendo. Qua ci sono delle, sì, scale. E c'è un sentiero di là. Ok, ragazzi, direi che la strada... Che cosa facciamo? Ma sì, dai, poi me la cavo con i tagli. Tanto ci sono delle parti un pochino meno belle, meno interessanti da vedere. Quindi proviamo ad andare un po' lungo sto tragitto. Non dovrebbe essere male la nostra situazione, perché mi sono rifucilato abbastanza. C'è solo parecchia sete. Cioè, tra un po' ci sarà parecchia sete. Ma non va male. La temperatura, siamo ben vestiti. La giornata, vedete, non è tempestosa. È abbastanza serena, seppur in questi boschi. Un pochino di senso di congelamento. Cani bastardi qua giù nel fiume, spero abbastanza giù rispetto a noi, direi di sì. Questa zona, ragazzi, non l'ho mai vista, quindi starò molto attento. Ragazzi, io sto continuando a seguire sto fiume Carter, ma certo c'è civiltà qua, ci sono dei pali. Questo è un bivio, che facciamo? Teniamo la destra? Sì, teniamo la destra. Certo, qua è tutto uguale, lo scenario è un po' facile perdersi, chissà dove stiamo andando a finire. Abbiamo superato di molto la diga, ragazzi, ho camminato un bel po'. Ritroviamo degli spazi aperti, speriamo non troppo, perché poi non ci si capisce niente. Certo è che prima che il nostro amico qua somigli ad un polaretto, dovremmo trovarla qualche cosa, ragazzi. Perché sennò si mette male. Abbiamo circa 5-6 ore di luce ancora, abbiamo camminato per tantissimo tempo. Poi... È una grotta quella? Ehi! Oh! Pigliamo sti legnetti qua, che tanto dentro la grotta di solito i letti non li fanno. Probabile che ci toccherà dormire a fianco a un bel falò. Oh, mamma mia! Mamma mia, è proprio maestosina! Figo! Dai, che bello! Grotta. Ah, così proprio, cambia l'ambiente. Ah, ecco, adesso sì che è figa davvero. Giustamente quello era solo un ingresso. Beh, ragazzi, Madonna l'atmosfera. Io direi che questo episodio lo finiamo qui. Ci siamo esplorati la diga maledetta, abbiamo trovato la grotta, speriamo non tanto infestata come temo. Nel prossimo episodio ripartiamo proprio da qui e andremo a vedere che cosa si nasconde là in fondo, là dentro. Ci addentreremo, qua ci sono intanto spiragli di luce, fortunatamente, perché così almeno possiamo vedere. Credo che sarà bello, ragazzi, finalmente quello che volevo, un po' di vera esplorazione dei posti nuovi, dei posti misteriosi da svelare insieme. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, commentate, mi raccomando,
Fatemi sapere che ve ne pare, fatemi sapere le vostre idee, i vostri consigli e come al solito tutto quello che vi viene in mente. Un bel commento, un bel like se volete alla pagina di Facebook, da lì potete scrivermi veramente tutto quello che vi pare, potete anche darmi consigli su altri giochi, eccetera. E ci vediamo ragazzi nel prossimo video, fatemi sapere se veramente volete vedere tanto più spesso questo bel gioco che adesso comincia a diventare interessante. Ciao! Dell'M1, attenzione alla staccata qua in fondo, Lorenzo ritorna!